Bentornati in studio. In apertura di questa seconda parte del nostro TG ci occupiamo di Vittoria, dove il sindaco Giuseppe Nicosia ha proceduto all'individuazione dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione della Vittoria Mercati SRL. Per la presidenza la scelta del primo cittadino è ricaduta su Salvatore Garofalo, mentre gli altri due componenti sono stati individuati in Filippo Tuttobene e Carmelo Criscione. Nelle prossime edizioni del nostro TG approfondiremo meglio questa nuova nomina da parte del sindaco Nicosia. E rimaniamo a Vittoria con un documento condiviso anche da molti dirigenti scolastici. Un comitato composto da assistenti amministrativi vittoriesi critica il decreto del MIUR dello scorso 9 marzo, che porterà al cambiamento del personale ATA nel bel mezzo dell'anno scolastico. Sentiamo il servizio. Il Comitato degli Assistenti Amministrativi Vittoriesi, appoggiato da molti dirigenti scolastici della città e di Acate, in un documento ha segnalato lo stato di disagio nel quale molte scuole si troveranno dopo l'emanazione da parte del MIUR del decreto 1801 dello scorso 9 marzo e per il quale molti uffici di segreteria saranno costretti a cambiare tutto il personale. Nella nota viene affermato che il decreto, si legge, regola la mobilità che per motivi da noi sconosciuti, anziché essere attuata ad inizio di anno scolastico, si sta avviando ora, portando ad un sicuro rallentamento delle attività didattiche, amministrative, nonché contabili delle scuole, in una fase molto delicata per le operazioni di chiusura dell'anno scolastico. Nel documento non viene criticato il decreto, del quale vengono condivise le ragioni, ma per il Comitato degli Assistenti Amministrativi si tratta di un'operazione poco rispettosa sia per il buon funzionamento della scuola, sia per coloro i quali sono impegnati al buon funzionamento degli uffici di segreteria. I componenti del comitato, quindi, chiedono che la situazione si risolva al più presto, utilizzando, hanno suggerito, anche quei posti congelati per insegnanti inidonei o trovando altra soluzione. Per lunedì prossimo è prevista una manifestazione di protesta che prenderà il via alle 9 al plesso Filippo Traina a Vittoria. E continuano le attività di controllo e di messa in sicurezza dopo il maltempo dello scorso fine settimana. A Vittoria sono stati messi in sicurezza alcuni alberi inclinati dalle violente piogge e dal vento, che rappresentavano un pericolo per i passanti e per le auto in transito. Sentiamo. Messi in sicurezza dagli operatori dell'AMIO a Vittoria alcuni alberi. Il maltempo dei giorni scorsi infatti aveva quasi sradicato gli arbusti ad alto busto che erano ormai pesantemente inclinati, rappresentando un pericolo per l'incolumità dei passanti e dei veicoli. Il primo intervento ha riguardato un paio di alberi di circa 15 metri d'altezza dell'area attrezzata a verde di piazza Giordano Bruno, sistemate anche le aiuole e le siepi della piazza. Messo in sicurezza poi un pino di circa 18 metri all'interno del giardino della scuola media Guglielmo Marconi di via Cacciatori delle Alpi. Anche qui gli operatori del verde pubblico hanno arginato una situazione di pericolo perché l'albero si era piegato sulla strada. I lavori oggi effettuati, ha detto il presidente della municipalizzata Giuseppe Spalla, si erano resi necessari a causa del maltempo dei giorni scorsi, allorquando operammo sul momento una serie di interventi urgentissimi in coordinamento con gli altri uffici e settori del comune. Oggi siamo riusciti a eliminare quei pericoli che non erano stati individuati con priorità assoluta, ma che comunque andavano effettuati con una certa celerità. Altri interventi sono stati programmati. Nei prossimi giorni continueremo con la nostra attività di messa in sicurezza e ripristino del verde pubblico. E sono in stato di agitazione gli 11 lavoratori della discarica di cava dei Modicani a Ragusa. Il motivo della loro protesta è la mancanza del pagamento degli stipendi. Il servizio. Stato di agitazione da questa mattina alla cava dei Modicani di Ragusa. La discarica accoglie rifiuti del capoluogo ebleo e dei comuni montani, ma da oggi le attività potrebbero subire dei rallentamenti. Gli 11 dipendenti, infatti, da stamane hanno deciso di riunirsi in assemblea sindacale, 2 ore per i 3 turni di lavoro, e non intendono ritornare alla normale routine fin quando le loro richieste non saranno accolte. Il motivo alla base della protesta è sempre lo stesso, un ritardo nel pagamento degli stipendi. Una situazione, dicono i dipendenti, che si ripete ogni mese. Noi siamo stanchi di protestare per vedere riconosciuto un nostro diritto.
Effettivamente il ritardo nel pagamento dei salari si ripete con una certa periodicità. Solo a dicembre risale l'ultima forma di protesta e a febbraio l'ultima lettera che i lavoratori hanno inviato a tutti i soggetti interessati, dai comuni all'ATO alla ditta Costanzo. Il problema sarebbe proprio all'ATO, dice Lino Carpino, un dipendente, perché a noi risulta che i comuni paghino con regolarità, solo che all'ATO l'iter burocratico ogni mese si inceppa. A complicare le cose è stata poi la scorsa settimana la stessa ditta Costanzo, che forte di un credito che vanta nei confronti dell'ATO di diverse centinaia di migliaia di euro, ha inviato una lettera in cui minacciava di sospendere i lavoratori, di chiudere l'impianto e di recedere dal contratto. Intanto i lavoratori hanno ragione a fare questa protesta, perché è scandaloso la lettera che ha mandato l'azienda Costanzo ai lavoratori, anche a noi come associazione sindacale. Io, come avevo fatto nella lettera scorsa, la settimana scorsa, avevo preannunciato se non c'erano i soldi oggi per il lavoratore lo chiudevamo noi l'impianto, non la ditta Costanzo. Perciò se non ci saranno i soldi per il lavoratore, fino a quando non ci saranno, l'impianto resterà chiuso nelle ore di assemblea e ci appelliamo a tutti affinché questa cosa venga eliminata subito. I lavoratori stanno elaborando una proposta da presentare al prefetto per formare un tavolo comune tra tutte le parti coinvolte che possa arrivare ad una soluzione definitiva, perché così non si può andare avanti, dicono. E proprio in merito allo stato di agitazione dei lavoratori della ditta che gestisce per conto di ATO Ragusa Ambiente la discarica di cava dei Modicani, l'amministrazione comunale di Ragusa è intervenuta e in un comunicato ha scritto che per contratto i pagamenti alla ditta sono effettuati dal comune tramite l'ATO ed il nostro ente non ha potuto effettuare il relativo versamento in quanto pendono a carico dell'ATO e sui fondi comunali dalla fine di novembre scorso un pignoramento di oltre 4 milioni di euro e dal febbraio scorso un ulteriore pignoramento di 85 mila euro. Risulta inoltre, si legge sempre nella nota, che nei prossimi giorni, quasi certamente lunedì 19 marzo, dovrebbe essere disposta dal magistrato l'assegnazione dei fondi almeno del primo pignoramento, operazione che, determinando la misura esatta del dovuto, libererà il comune dal divieto di corrispondere al lato i relativi corrispettivi del servizio. E adesso ci spostiamo a Comiso. L'isola ecologica di Pedalino è diventata una discarica a cielo aperto e i rifiuti sono anche stati bruciati. A denunciare l'accaduto è il PD di Pedalino. Sentiamo. L'isola ecologica di Pedalino è stata trasformata in una discarica a cielo aperto. È la denuncia del PD della frazione che segnala come ormai l'isola, priva di contenitori, viene ripulita non con una programmazione puntuale, ma con interventi a caso, provocando un accumulo enorme di rifiuti di tutti i generi, molte volte anche tossici, e mettendo pericolosamente a rischio la sicurezza ambientale e sanitaria della cittadina. L'isola discarica si trova in un'arteria centrale della frazione, accanto ad abitazioni, attività commerciali e anche alla fermata delle autolinee. Una zona molto frequentata, sostiene il PD, e chi si trova in quelle vicinanze non può non sentire un fastidioso, insopportabile odore. Nelle scorse ore, inoltre, i rifiuti sono andati in fiamme. Per il PD, gli operatori ecologici della ditta sono insufficienti e, nonostante gli sforzi, non riescono a coprire le esigenze della frazione. Il Partito Democratico chiede che questo scempio cessi una volta per sempre, o togliendo completamente quello che è rimasto dell'isola ecologica, o fornendo quello stesso punto di giusti contenitori, così da creare un punto di raccolta. E passiamo ora ad occuparci della provincia di Ragusa, dove si discute ancora di amianto, il minerale killer che purtroppo continua a mietere vittime. Sentiamo il servizio. L'amianto continua a far paura. Dopo la conferenza che si è tenuta a fine febbraio, durante la quale si è discusso del minerale killer, dei rischi che purtroppo quotidianamente viviamo anche senza che ce ne accorgiamo, delle richieste di giustizia di chi è stato colpito, alla provincia di Ragusa sono al vaglio delle iniziative per affrontare il problema. In particolare l'ente di Viale del Fante sta analizzando la possibilità di raccogliere e smaltire rifiuti contenenti amianto all'interno dei perimetri urbani dei 12 comuni iblei. Dopo l'incontro avuto con i rappresentanti
rappresentanti dello Spresal e dell'ARP del lato ambiente, ha dichiarato Giovanni Scucces, assessore provinciale al territorio, ambiente e protezione civile, è stato deciso di porre in essere tutte quelle iniziative che permettano di monitorare e affrontare il fenomeno all'interno dei perimetri urbani, in modo da iniziare a ridurre i casi di abbandono su tutto il territorio provinciale. Si discute nello specifico della possibilità di mettere in campo attività di raccolta e di smaltimento, alla stregua di altre province che, grazie alla sensibilità e fattiva collaborazione delle imprese locali, hanno raggiunto importanti ricadute positive in termini economici, ma soprattutto sono riuscite a tutelare la salute dei propri cittadini e di tutto il territorio. E adesso parliamo di immigrati. È da poco entrato in vigore infatti un accordo per l'integrazione dello straniero che richiede il permesso di soggiorno. Sentiamo. È in vigore dal 10 marzo scorso un nuovo strumento offerto agli immigrati presenti in Italia al fine di avviare un reale percorso di integrazione. L'accordo di integrazione è un accordo fra lo Stato italiano e il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta. In particolare l'accordo si rivolge agli stranieri di età superiore a 16 anni che entrano per la prima volta in Italia a partire dal 10 marzo e si stipula presso lo sportello unico per l'immigrazione della prefettura o presso la questura, insieme alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. L'accordo prevede che entro 2 anni lo straniero raggiunga 30 crediti, 16 dei quali gli vengono assegnati al momento della stipula dell'accordo stesso, per poter restare nel nostro paese. I crediti possono essere acquisiti attraverso l'acquisizione di determinate conoscenze e lo svolgimento di certe attività. Per ogni informazione aggiuntiva è comunque possibile rivolgersi alla prefettura di Ragusa. L'Associazione dei consumatori Adiconsum interviene contro l'IVA sulla TARSU che, secondo una sentenza della Cassazione, non potrebbe essere imposta. Il servizio. L'Adiconsum contro l'IVA sul servizio di gestione dei rifiuti. L'Associazione dei consumatori, in un comunicato stampa in particolare, invita i sindaci a comunicare a stretto giro di posta se presso la propria amministrazione viene applicato alla TARSU o alla TIA e di conoscere l'ente gestore intestatario della fatturazione. La questione è sorta a seguito della sentenza emessa lo scorso 9 marzo in cui la Cassazione ha stabilito che la pubblica amministrazione non può imporre l'IVA sul servizio di gestione dei rifiuti poiché si tratta già di una tassa e non di una tariffa. Questa sentenza in pratica smentisce la posizione assunta dal Dipartimento delle Politiche Fiscali che con la circolare numero 3 del 2010 aveva inteso bloccare le richieste di rimborso dei contribuenti dichiarando la TARSU un'entrata patrimoniale e dunque soggetta a IVA. Ma la Cassazione ha rovesciato la sentenza. Si evidenzia una forte richiesta presso i nostri uffici di istanze di rimborso dell'IVA pagata retroattivamente fino a 10 anni, ha dichiarato Gianni Cerruto, responsabile provinciale Adiconsum, oltre alla richiesta per la rimozione nelle prossime fatturazioni dell'IVA in quanto abusiva. Al fine di meglio monitorare il fenomeno e rendere un servizio utile alla collettività, conclude, invitiamo i sindaci a comunicare se presso la propria amministrazione viene applicata la TARSU o la TIA. Importante appuntamento domenica prossima per l'Avis Iblea. Alla sede dell'Avis di Vittoria si terrà infatti la 33esima assemblea dei soci. I temi che verranno trattati sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa. Sentiamo. Presentati stamana in conferenza stampa alla sede dell'Avis provinciale di Ragusa, i temi della 33esima assemblea degli associati Iblei che si terrà domenica prossima 18 marzo alla sala conferenze dell'Avis di Vittoria. L'Assise, oltre ad adempiere alle previsioni statuarie tra cui l'approvazione delle relazioni del Presidente per il Consiglio Direttivo, del Direttore Sanitario e dei Bilanci, anche quest'anno è chiamata ad un momento di confronto associativo alto per valutare sia le azioni e i risultati conseguiti, sia gli avanzamenti registrati per corrispondere ad importanti cambiamenti organizzativi indotti da stringenti previsioni normative e gestirne gli effetti. Tutti fattori che incideranno profondamente non solo sul sistema organizzativo ma anche sull'approccio all'impegno associativo. Non a caso il tema dell'assemblea è, in continuazione con quello scelto nel 2011, esigenza di cambiamento e bisogno di crescere. Saranno presenti 121 delegati in rappresentanza dei soci delle 13 avisi della provincia di Ragusa. L'Avis Iblea ancora una volta si conferma una grossa positiva realtà e sono proprio i numeri le iniziative ad evidenziarlo. Infatti le unità di sangue donate dagli oltre 20.000 soci hanno superato la quota di 31.500, registrando così un ennesimo avanzamento nella performance.
E mercoledì prossimo alle 21 il monastero di San Giuseppe a Ragusa Ibla ospiterà la rappresentazione teatrale Benedetto Orizzonte d'Europa, viaggio alle radici culturali e spirituali d'Occidente per la regia di Gianni Battaglia. La rappresentazione chiuderà il convegno di studi e spiritualità obsculta organizzato dalle Benedettine Claustrali di San Giuseppe per il quarto centenario della fondazione del monastero. Lo spettacolo sarà interpretato da Milena Nobile e Lorenzo Maria Zerbi, mentre la musica è affidata al coro Jubilate Gentes di Vittoria, diretto dalla maestra Gianna Rizza. I testi sono stati scritti da Giuseppe Di Mauro con citazioni di autori sacri, maestri, poeti, filosofi e letterari che coprono più di 2000 anni di storia. E cambiamo argomento. Lo scorso 10 marzo è stato ricordato l'anniversario della scomparsa avvenuta nel 1872 di Giuseppe Mazzini, uno dei padri e ispiratore dei principi repubblicani tra i pilastri dell'Unità d'Italia. Noi di Free TV oggi e domenica vi proporremo un docufilm che racconta la vita dell'uomo e del personaggio storico. Sentiamo il servizio. Giuseppe Mazzini, uno dei padri dei repubblicani dell'Italia Unita, nato a Genova nel 1805 e nel 1830 divenne membro della Carboneria, un'associazione segreta con obiettivi politici. Convinto repubblicano per la sua attività cospirativa, fu arrestato su ordine di re Carlo Felice di Savoia e detenuto a Savona nella fortezza del Piamar per un breve periodo, tra il novembre del 1830 e il gennaio del 1831. Durante la detenzione formulò il programma di un nuovo movimento politico chiamato Giovane Italia, che dopo essere stato liberato per mancanza di prove, presentò e organizzò nel 1831 a Marsiglia in Francia, dove era stato costretto a rifugiarsi in esilio. Il motto dell'associazione era Dio e il popolo e il suo scopo era l'unione degli stati italiani in un'unica repubblica, come unica condizione possibile della liberazione del popolo italiano dagli invasori stranieri. Dopo il fallimento dei moti del 1848, durante i quali Mazzini era stato a capo della breve esperienza della Repubblica di Roma, i nazionalisti italiani cominciarono a vedere nel re del Regno di Sardegna e in Camillo Benso Conte di Cavour i leader del movimento di riunificazione. Mazzini non accettò mai la monarchia e continuò a lottare per l'ideale democratico. Nel 1860 sostiene le imprese di Garibaldi e De Mille, impegnati nell'opera di unificazione della penisola. Nel 1870 fu arrestato e costretto all'esilio, ma egli riuscì a rientrare sotto falso nome a Pisa, dove visse fino alla sua morte, il 10 marzo del 1872. E proprio per commemorare la sua morte è stato realizzato un docufilm che racconta in mezz'ora la sua vita ed esalta le sue gesta. Noi di Free TV vi proporremo questo docufilm oggi alle ore 20 e sabato e domenica alle ore 21. E in chiusura quindi vi ricordo queste due notizie che riguardano il nostro palinsesto. Subito dopo il nostro TG andrà in onda il docufilm su Giuseppe Mazzini che vi riproporremo anche domani e domenica alle 21. Alle 21 di questa sera invece andrà in onda una nuova puntata di 15 minuti con l'appuntamento di approfondimento giornalistico di Free News. Ospite dei nostri studi è Giovanni Moscato, capogruppo del PDL in Consiglio Comunale a Vittoria, con il quale parleremo di diversi argomenti che al momento sono protagonisti della politica ipparina. Ed è tutto per questa edizione del nostro TG. Nei ringraziarvi per aver scelto ancora una volta Free News per la vostra informazione. Vi ricordo che potete rileggere tutte le nostre notizie, guardare tutti i nostri TG e tutti i nostri 15 minuti con andando sul nostro sito www.freetvonline1.it. Grazie e alla prossima!